Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Andrea di Shiva Produzioni. Partiamo subito con il film di oggi, che è Io Caligola del 1979 di Tinto Brass, una produzione Italia-Stati Uniti. Ovviamente mi riferisco alla versione non censurata. Recensire la versione ufficiale, ovvero quella tagliata, non avrebbe senso perché hanno tolto praticamente tutte le scene eccessive. Assicuratevi quindi di recuperare la versione con le scene tagliate. Nel DVD della Raro Video, ad esempio, potete trovarle negli extra. Questo è uno di quei film che, nonostante la qualità generale del film che è abbastanza alta, non ho più visto dopo la mia prima visione tantissimi anni fa. Andiamo insieme a scoprire perché. Per quanto riguarda il cast, non ci si può affatto lamentare. Allora, abbiamo Malcolm McDowell, la fantastica Helen Mirren, che è un'attrice che io adoro alla follia. Sia per le sue doti, sia per i film in cui ha lavorato. È davvero sottovalutata, non capisco perché non viene messa di fianco ad esempio a Jessica Lange o a Meryl Streep. Poi abbiamo il grandissimo Peter O'Toole e Paolo Bonacelli, già visto in Salò ad esempio. Io Caligola narra le vicende di, indovinate un po' chi? Esatto, Caligola, bravissimi. E chi era Caligola, bambini? Un imperatore romano pazzo, pervertito, incestuoso e assassino? Ma poi quali bambini? Qua ci sono solo io. Bravissimo, Andreino. E chi mi sa dire qualcosa sulla vita di questo imperatore bricconcello? Ma come mi parli? C'ho 25 anni io, eh? Vabbè, è nato nel 12 ed è morto nel 41 d.C. Salì al potere il 18 marzo del 37. Il suo regno fu da subito immerso nel sangue, era paranoico e fece uccidere tutti quelli sospettati di tradimento. Aveva una relazione con sua sorella e elesse come senatore il suo cavallo. Come abbiamo studiato bene oggi, Andreino, ti meriti un pacchetto di plasmon. Ma basta parlarmi come se... Hai detto plasmon? Ringraziamo la professoressa Fabiola per la sua lezione e per il plasmon. Il film di Tinto Brass parla quindi della vita dell'imperatore Gaio Giulio Cesare Germanico, soprannominato Caligola. Parte dalla sua giovinezza, quindi poco prima che venisse eletto imperatore, e arriva fino alla sua morte, concentrandosi quindi su tutte le amenità e gli eccessi che hanno caratterizzato la sua variopinta vita. Ora non so quanto ci sia di vero nelle leggende che si narrano su di lui, ma un esempio può essere quello dell'emendamento che fece la morte della sorella. Lui vietò qualsiasi tipo di divertimento al suo popolo. Non potevano neanche ridere e fare l'amore. Tutti dovevano rispettare il suo lutto. Poi era un sacco geloso della moglie. Figuratevi che per controllarla aveva assunto delle guardie precedentemente castrate. L'amore per sua sorella è un punto cruciale, peccato che tutte le scene un po' spinte siano state tagliate. Si salva giusto qualche secondo. Ci sono molte scene esagerate, ma ad esempio il muro carro tagliateste è una figata. Poi abbiamo le due scene più famose del film. Una è la mega orgia. Caligola si chiede, ma quali saranno le donne più dissolute dell'impero? E la sua risposta è, ma le mogli dei senatori ovviamente. E quindi cosa fa? Mette su un bordello facendo prostituire le mogli dei senatori. Qui il messaggio politico più che chiaro è limpido. Uomini che pur di mantenere il proprio potere danno via le mogli come il pane. E loro, d'altra parte, sono sposate al potere, non agli uomini. Di questa scena molto spinta, nella versione ufficiale qualcosa si salva. Poi c'è l'epica scena di Caligola che immerge la mano in un barattolo di grasso e poi pratica del fisting su un suo servo. Facciamo che se non sapete cos'è il fisting ve lo andate a cercare su Wikipedia, ok? Quello che più mi ha fatto incazzare della censura in questo film è stato il taglio delle scene tra persone dello stesso sesso. Sono state tolte praticamente tutte. Ci sono sia rapporti tra uomini, sia rapporti tra donne. Il fatto è che il film mette sullo stesso piano l'amore etero, l'amore omosessuale e l'amore bisessuale. Proprio come era la tradizione ai tempi, quando la chiesa non era ovunque e quando l'omosessualità e la bisessualità erano visti come ciò che sono, ovvero una normalissima forma d'amore. Sia mai che passi un messaggio positivo, ovvero teste di cara censura, è anche per merito tuo che lecchi il culo al Vaticano che siamo ancora a questa fase di discriminazione. Vi rendete conto che ci siamo disevoluti? Beh, lasciamo perdere, va, che sennò mi sale il crimine. Veniamo al lato tecnico del film. Tinto Brass riesce a dirigere il tutto con grandissima maestria. Il progetto iniziale prevedeva una miniserie TV diretta da niente poco di meno che Roberto Rossellini, ma poi il produttore rimase impressionato dal precedente lavoro di Tinto Brass, ovvero Salon Kitty, e quindi decise di scegliere lui. La sceneggiatura invece è di Gore Vidal. Come già detto, la regia è precisa ed efficace, senza evidenti difetti, però risulta essere un po' noioso verso i tre quarti del film. Ed è anche per questo che non è un film che viene voglia di rivedere tutti gli anni. Diciamo che si perde un po' troppo in inutili prolissità, sia per quanto riguarda le immagini, sia per quanto riguarda i dialoghi. C'è da dire però che il 70% del film non sta nella regia, ma sta nelle scenografie e nei costumi del grandissimo Danilo Donati, che era già scenografo ad esempio di Fellini e Pasolini, ha lavorato in Salò, ha lavorato nel Satiricon e nel Casanova e in tantissimi altri capolavori. Grazie a lui il film da buon prodotto diventa ottimo prodotto.
La scena del parto, il cavallo finto, le torture guardate da Malcolm McDowell che sembrano tirate fuori da Arancia Meccanica, l'ascensore carrucola che passa da un piano all'altro, le scene oniriche, perfino le scene di sesso, tutto è impreziosito dalla portentosa scenografia, che ne fa uno dei film peplum più originali e controversi della storia del cinema. La sfarzosità e il lusso invadono lo schermo, abbiamo colori oro, colori argento, il colore rosso che ha triplice significato: lusso, lussuria e sangue. La scena in cui sbudellano un povero malcapitato e poi delle donne prendono il suo sangue e lo cospargono col suo stesso sangue fa venire davvero i brividi. Giusto per darvi un'idea di scenografia e costumi, vi dico solo che Lady Gaga sarebbe orgogliosissima di questo film. I significati del film non sono ricercatissimi o di alto intellettualismo. Come abbiamo già detto, critica la casta del potere facendo un raffronto esagerato tra quei tempi e l'epoca moderna. Poi ovviamente celebra l'amore in tutte le sue forme. Il regista ci sta chiedendo cosa c'è di male nel mettere delle scene esplicite se inserite pertinentemente in un contesto artistico. E ha ragione, cosa c'è di sbagliato? A quanto pare qualcosa di sbagliato c'è, visto che la censura gliel'ha tagliato praticamente tutto. Però vabbè, almeno ci ha provato. Tinto Brass compie una ricerca erotica molto elegante e sfarzosa. Direi essenziale per girare un film del genere. Ricerca erotica che poi Brass negli anni, nella sua carriera, purtroppo perde completamente. E arriva a sfornare cinema erotico da sega senza arte né parte, banalissimo. A Tinto, ripigliate che il talento fino a 30 anni fa ce l'avevi. Tutta la fagiana che hai mangiato deve averti fatto male. Vediamo insieme la scheda del film, bambini. Budella, 3 su 5. Potevano impegnarsi di più nella realizzazione della violenza, ma risulta comunque pertinente. Violenza psicologica, 3 su 5. C'è davvero di tutto. Marciume, 2 su 5. È troppo lussuoso per essere definito marcio. Divertimento e trash, 2 su 5. Certe cose sono talmente improbabili che fanno sorridere, e il bello è che potrebbero essere tranquillamente accadute sul serio. Parola di prof. Addio Caligola, diamo quindi un 8 meno meno. Regia molto buona, scenografia e recitazione perfette. Come abbiamo già detto, il film ha il difetto di perdersi nella sua lunghezza. Poi Tinto Brass, cioè, c'è sta cosa che se la tirava un sacco e si sopravvaluta manco fossi chissà chi. Brass, sei bravo, ma non così tanto. Non così tanto da permetterti di prendere la silhouette di Hitchcock, fartene una tua, senza sembrare ridicolo. Poi, avendo anche a disposizione Danilo Donati, sembra quasi voler imitare Fellini. Ma caro mio, tu a Federico potevi portargli al massimo un caffè. Chi ha visto il cinema di Fellini sa quanto sia inimitabile, e per inimitabile intendo poco replicabile. Ha uno stile tutto suo che non può uscire dalla sua persona e non può uscire dai suoi film. E chi non conosce il cinema di Fellini o c'ha la mamma atrofia. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione anche di questa recensione. Ringrazio nuovamente Fabiola per avermi aiutato e secondo me ha qualcosa da dirvi. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace e commentate. Se no vi metto la nota e la prossima recensione dovete venire accompagnati dai vostri genitori. Spero per voi che non vogliate farla arrabbiare. Bella regà, che il cinema sia con voi.